Ma se sei quello milanese, io... No, io non sono milanese. Beh, però sei un bardo. Ma fa niente, sono infettato. Sei tu che ci smeni. Ma io sono venuto apposta. Per pigliare il Covid. Bene. Grazie di essere venuti. Siamo alla 16ª edizione del Festival delle Esperidi, Esperidi on the Moon o Esperidi sotto il nubifragio. Ci siamo ricoverati nella sede di Camp Sirago Residenza causa nubifragio e siamo molto felici che ci sia questa presentazione del libro di Simone, che molto ha a che fare anche con quanto facciamo qui a Camp Sirago, secondo me. Nel senso che in modo particolare negli ultimi anni stiamo lavorando tantissimo sui cammini e su un certo tipo di teatro, quindi ci sembrava particolarmente importante la presentazione del libro di Simone. Non rubo tanto al tuo tempo, sono curiosissimo di sentirla e poi comprerò il libro immediatamente. No, no, facciamo il contrario, lo regalo ai miei collaboratori e io lo compro. Non so se ti conviene. Buon lavoro. Ciao, però non è portato. Michele ha subito evidenziato una parola chiave che ci accompagnerà in questa nostra chiacchierata con l'amico Simone, quanto tempo non ci vediamo, che è la parola viaggio. La residenza di Camp Sirago è impegnata da tempo su questo tema. Ricorderete quella nave famosa che partendo da San Pietroburgo aveva attraversato l'Europa, e anche quello in fondo era un progetto di unione, no? tra popoli, tra culture, per capire quale è il fondamento, qual è il fil rouge che unisce nazioni apparentemente diverse. E lo stesso in fondo è quanto ha fatto Simone raccontando questa esperienza. Perché lo ha fatto? Perché propone un teatro in cammino sulla via Francigena. La via Francigena, voi sapete, è uno dei cammini più antichi d'Europa. Risale addirittura, se non sbaglio, all'Ottocento, secondo alcune cronache, dall'arcivescovo Sigerico, e pensate, univa Canterbury fino a Roma. Quindi solo nella tratta italiana si parla di 45 tappe di 1000 km, dal Gran San Bernardo fino alla Santa Porta di San Pietro in Vaticano. Quindi è una via che ha contribuito a costruire l'Europa, perché se ci pensate, i mercanti, i pellegrini, ognuno con la sua motivazione, che attraversava l'Europa, che veniva dall'Inghilterra e poi dalla Francia, portava con sé le memorie del suo territorio e le scambiava con la gente del posto, con i contadini, con i pastori, con tutte le persone che incontrava lungo il suo cammino. Quindi vedete l'importanza di questo percorso. Voi direte, che cosa c'entra con il teatro? Il teatro è un po' un modo per unire, per dare voce, no? Per raccontare queste tappe, un po' come gli aedi nel passato, no? Che raccontavano le gesta. Ecco, Simone in questo libro è stato un po' un aedo, se passatemi il paragone, no? Di questa gesta epica, di questo incontro tra popoli, tra la Francia e l'Italia, nella persona del Teatro Metastasio di Prato e il teatro di della Lotte Garonne, che hanno messo in campo le loro scuole, 15 e 14 allievi che si sono incontrati per formare questo progetto e raccontare delle esperienze che anche qui hanno contribuito a fondare l'Europa. Parliamo di Boccaccio, parliamo del grande scrittore dal quale derivano, secondo le prose della volgar lingua di Bembo, anche la lingua italiana. Se non sbaglio, sono state messe in scena due novelle di Boccaccio. Sì. È stato raccontato l'incontro tra un attore della Commedia dell'arte e Marivaux. È stata messa in scena un'opera di Foch. Quindi tanto, tanto materiale. Quindi parola chiave viaggio e parola chiave teatro per raccontare questo viaggio. Allora io chiederei innanzitutto a Simone come è nato questo progetto, come si sono parlati il teatro Metastasio di Prato con il teatro francese e come sei entrato nel progetto. Allora, grazie per questa introduzione molto puntuale, Roberto. Sono molto felice di averti qui, perché appunto tu, come esperto di teatro e come anche grande viaggiatore, molto più di me, sei perfetto per fare questa chiacchierata, grazie anche agli amici che sono presenti.
mi arriva una telefonata dall'ufficio stampa del Teatro Metastasio, Franca Mezzani, adesso in pensione, e mi dice: ciao Simone, noi stiamo partendo con questo progetto Folli. Ci sembra che tu, con le tue attività web e social, puoi essere la persona giusta per raccontarlo. La Regione Toscana appoggia il progetto, perché c'è la francigena, quindi c'è un'attenzione per un turismo slow ed un nuovo modo anche di intendere la Toscana, che non è più la Torre di Pisa, ma è il territorio, il bicchiere di vino, l'incontro con la persona del luogo, eccetera. Quindi da tutto questo parte il mio progetto, che era un accompagnamento fisicamente, perché andavo con questi ragazzi in giro, e sul web attraverso tutta una serie di attività, su Twitter, su Instagram, che era nato da poco, il progetto è di 6 anni fa, su altri social, eccetera, e su un blog che avevo aperto per l'occasione. Questo è stato il mio progetto, che loro hanno in qualche modo sposato. Ma prima cosa era successo? Era successo che due signori, il vecchio direttore del Teatro Metastasio, Paolo Magelli, quello che c'era prima di Franco Di Polito, che c'è adesso, e il presidente di questo teatro scuola che hai citato tu, che si chiama Filippo Violanti ed è mezzo pistoiese, Paolo è pratese, si incontrano in Toscana, iniziano a parlare delle loro scuole di teatro. Viene fuori che il direttore della scuola, Pierre Desbauches, purtroppo scomparso alla fine dell'anno scorso, aveva fatto negli anni 70 un'esperienza di teatro e cammino sulla via di Santiago con la sua compagnia. Pierre Desbauches era un personaggio importante, è stato un personaggio importante negli anni 60 e 70, che a un certo punto, un po' anche come è successo in Italia, va via da Parigi, lascia il teatro borghese parigino, eccetera, e va a Agen, che è una zona anche non molto bella, diciamo, della Francia, va lì a costruire il suo modo di fare teatro, che è un po' un modo di fare teatro alla francese, quindi teatro musicale, teatro di strada, eccetera. Quindi partendo da lì, da quell'esperienza degli anni 70, decidono di ricreare un'esperienza analoga con le due scuole, che si incontrano e fanno prima un periodo di laboratorio con il signor Desbauches adesso mi sfugge il nome, il direttore allora della scuola del Teatro Metastasio, che è Marcello Bartoli, e iniziano ad assemblare uno spettacolo che è composto dai materiali che le due scuole avevano, su cui avevano lavorato negli anni, diciamo. E poi partiamo. Tu eri già presente nella fase, diciamo, di elaborazione laboratoriale in questa prima fase? No, io sono arrivato quando si partiva, ed è stato abbastanza anche un po' imbarazzante, perché loro, ragazzi che all'epoca avevano 23-28 anni, diciamo più o meno, io ero già più grande, avevano fatto una settimana insieme al Fabricone, erano già affiatatissimi, cioè sembrava si conoscessero da mesi. Io arrivo un po' che già facevo fatica a spiegargli cosa dovevo fare, il giornalista, io in realtà non sono neanche iscritto alla... era un po' per semplificare, no? Cioè, il giornalista in realtà non faceva il giornalista, faceva tutto un altro discorso, anche perché poi il racconto era live, proprio non con le dirette, perché i telefonini non erano di una qualità eccelsa, però con i post in diretta, diciamo. Quindi arrivo lì proprio quando si parte, perché simbolicamente noi siamo partiti al Teatro Fabricone, anche se non c'entra niente la francigena, e l'abbiamo raggiunta a Lucca. A Lucca c'è stata la prima dimostrazione pubblica del lavoro al Cortile degli Svizzeri, e da lì poi è iniziato il percorso, che ha avuto anche delle parti in treno, perché poi in Francia abbiamo avuto anche delle parti in auto, abbiamo preso tutti i mezzi, perché abbiamo preso la nave, perché poi dovevamo andare in Francia. Passando dalla Corsica. L'idea era unire questi due mondi. Quindi con la Toscana c'era la francigena. In Francia, dove il concetto di francigena è un po' più blando, non c'è un cammino, si parla addirittura delle vie francigene, perché erano tutte le vie che portavano verso Roma, che poi la francigena aveva, mi dicevi giustamente te, parte da Canterbury, però francigena da Francia. Quindi c'erano dei cammini anche in quelle zone del teatro partner del Metastasio, andiamo a camminare anche lì e facciamo tutta una serie di percorsi. Per unire l'Italia, cioè la Toscana alla Francia, qual era il modo più semplice?
passare alla Corsica, ma in Corsica c'era un teatro pazzesco dove fanno teatro circo, un posto di legno in un paesino di 600 anime con un teatro da 600 posti dove fanno laboratori di circo eccetera. Abbiamo fatto anche lo spettacolo lì perché ci hanno ospitato, è stata una serata molto bella. Diciamo, il progetto era aperto, non era legato esclusivamente alla Francigena, anche se poi il libro io l'ho chiamato sulla Francigena perché chiaramente mi piaceva l'idea, perché poi noi ci chiamavamo Franciceni, perché era un po' anche diventato il bastone, tutto un immaginario francigeno che noi veramente era diventato proprio parte del cammino. Avevamo un camion che ci seguiva, perché altrimenti con gli zaini, perché è durato più di un mese questo viaggio. Ma sul tema del cammino poi torneremo, poi sì, lo approfondiremo. Nel frattempo volevo un po' approfondire l'aspetto teatrale della questione, e quindi lo spettacolo serale. Voi avete sperimentato una tournée fondamentalmente, il suo spettacolo è stato portato, se non sbaglio, nelle varie piazze, che sì, ci sono Miniato, sì, Gimignano, Siena. Ecco, come era costruito lo spettacolo e qual è stato il casus belli? Avete scelto Boccaccio per il centenario? Avete scelto Marivaux? Perché avete scelto Faux? Perché avete scelto queste forme antiche di narrazione? Allora, lo spettacolo, appunto, come dicevo prima, nasce dall'unione dei materiali sui quali hanno lavorato le due scuole negli anni, nel triennio. Quindi da un lato c'era gli italiani che lavoravano su un testo minore di un autore, lui non mi ricordo mai il titolo, e spero, non so se mi perdonerà per questo, che è Pulcinella, servitore del popolo, mi sembra. Ed è un testo che parla di Pulcinella, in chiave ironica, metafisica, parla di Pulcinella e fa degli incontri strani anche con tutti gli altri personaggi di altre favole, eccetera. Ed era un pezzo. Poi lo spettacolo intero è andato in scena al Metastasio, un pezzo degli italiani era quello. In più c'erano i pezzi dello spettacolo francese, che guarda caso era la soirée italienne. E quindi c'era Goldoni, Faux e Boccaccio. Quindi loro già avevano lavorato sugli italiani. Appunto, quel passaggio di Marivaux che tu citavi prima era un po' l'omaggio dei francesi all'Italia, perché c'era scritto che Marivaux inizia la sua carriera perché si era innamorato di una attrice italiana in tournée in Francia. Quindi tutto questo concetto della nostra tournée, un po' alla maniera della commedia dell'arte, avevamo il camion che ci seguiva noi, però camminavamo nelle piazze e quindi negli scenari naturali, legatosi a Boccaccio, del quale c'era anche il 700° anniversario della nascita quell'anno lì, e quindi lo spettacolo a Certaldo poi è stato scopa proprio, cioè fa lo spettacolo. Infatti poi le immagini sono bellissime, perché sembra appunto una rivocazione, poi con attori invece giovani e freschi, quindi molto diversi. Quindi, lo spettacolo bilingue era, no? Era bilingue, i francesi parlavano molto italiano, gli italiani non parlavano francese. Poi però in Francia si è iniziato piano piano, perché l'idea del progetto è che lo spettacolo si doveva trasformare col cammino. In cammino provavano, poi non sempre provavano, però l'idea è che il cammino doveva accompagnare lo spettacolo, che aveva 20 tappe intermedie, e il debutto doveva essere, cioè è stato, l'ultima replica, quella a Agen, ovvero nella sede del partner francese. Lo spettacolo non è mai stato realizzato a Prato, che è la città del teatro Metastasio, che era uno dei produttori, quindi un po' particolare come... E come è cambiato la versione finale rispetto alla bozza, rispetto a copione iniziale? Grazie. È stato asciugato molto, è stato asciugato perché chiaramente noi ci rendevamo conto e andavamo a intercettare un pubblico non di teatranti, perché vai a Radicofani, dove dovevamo fare chi è che conosce Radicofani? Io ci sono stato. Ah, ok, bella, bellissima. Però vai a Radicofani, dove dovevamo, tra l'altro dopo San Quirico Radicofani. So bene, infatti, cioè, poi torneremo su. Sono arrivati con il sangue 35 sui piedi. Chilometri, con il sangue sui piedi, cioè visioni veramente apocalittiche. Vai a Radicofani, dove tra l'altro il tempo era tipo questo, quindi un casino, spettacolo spostato nel teatrino, c'è cioè un teatrino bellino, teatro Costantini di Radicofani. Chiaramente c'hai un pubblico, non li puoi fare uno spettacolo due ore, due metà in francese. Quindi piano piano veniva asciugato e quindi trovava una sua forma. In più una scena è stata aggiunta durante le prove, perché poi ciclicamente sia De Bosch che Bartoli
No, Bartoli si è fatto tutto il giro con noi. Lui andava in macchina. Vale. Io andavo a piedi. Non vale. De Bosch, Pierre, com'è? Era Bartoli, non Bartali. No, Bartoli, era Bartoli. Era Marcello Bartoli, un attore storico della Rocca, insomma, che era il direttore della scuola di teatro. Ho risposto alla tua domanda un po' sì. Ero curioso di sapere se invece tu hai parlato di levare, ma ci sono stati, hai parlato di una sola giunta, ma ad esempio tutti gli incontri che avete fatto lungo il cammino, su cui sì, poi torneremo, in qualche modo hanno influenzato la scrittura? Personaggi che avete incontrato per la via sono entrati sotto forma di personaggio nel copione definitivo? No, quello no, quello no. Infatti i testi erano quelli, diciamo, tendenzialmente. C'erano delle scene corali, tra cui la prima era l'incontro fra le due compagnie, con un momento itinerante che arrivava verso la piazza e che poi veniva sempre cambiato, perché appunto poi erano 30 attori. Ti immagini, 30 attori, ti farei vedere il palco del teatro, per dirne uno, Teatro Costantini, ma anche in Francia poi abbiamo avuto una sfortuna pazzesca col tempo, quindi molte non sono state fatte in piazza. Era un palco, secondo me, più o meno sarà, cioè, mettici 30 attori, e quindi venivano anche sfruttati gli altri spazi, palchi, eccetera. Però no, questo no, non c'è stato un momento di cambiamento. C'è stato sì questa scena, gli italiani piano piano si sono sbloccati col francese e quindi c'era qualche parola chiave che veniva ripetuta in francese. C'era delle scene, diciamo l'ode a Boccaccio, che era fatta in due lingue. Non c'è una registrazione totale dello spettacolo, mai stata fatta. Ci sono tutti i pezzi, perché io mettevo su YouTube tutte, perché lo spettacolo era a quadri, diciamo, cioè era proprio a pezzi, e su YouTube li trovate sul profilo Teatro Metastasio tutti, però insomma col telefonino mio, che era insomma, nel 2014, erano, non è una qualità, diciamo, video che vale la pena. Però c'è un documentario fatto, dura 20 minuti, quindi è un piccolo, non so come si può chiamare, corto mentale, sì, mediometraggio, vabbè, comunque che fa vedere anche dei pezzi dello spettacolo su YouTube, il teatro su due piedi, che poi è il nome del progetto. Invece, per tornare all'altra anima del progetto, che è quello del viaggio, quello più propriamente del cammino, a me ha colpito quando mi hai chiamato la singolare coincidenza degli eventi, perché io ero appena tornato, guarda caso, dalla Via Francigena. Io non lo sapevo, tra l'altro. A giugno, ferie forzate, dove vado? E vado a fare il cammino, avevo fatto da Lucca ad Acqua Pendente. E... chi è che qui ha fatto la Francigena? Non tutti. Tre, quattro. Ah, ok. Che pezzo avete fatto, più o meno? Io su dalla Svizzera. Ah, fino in Toscana. Quello ha fatto un pezzo era importante. Un documentario televisivo. Sì. Ah, roba, ok. Voi altri? No, piccoli pezzi. Ma in Toscana. Com'è? Cioè, il pezzo della Spezia fino a. Ok. Emilia Toscana Umbria. Scusami, faccio solo un pezzo. Infatti è molto interessante. Emilia Toscana Umbria Lazio. Fino a Umbria. Ma passa all'Umbria, secondo me no? Sì, un pezzettino. Cioè pezzettino quello, minuscolo però. È quello che passa per i posti di San Francesco. Ah, ok, forse c'è una deviazione. La Verna. Tu? Deviazione Val d'Orcia. Val d'Orcia, che è la zona di bellissimo il paesaggio della Torcia. Scusami, ho fatto un sondaggio. No, ma infatti questo è molto interessante, perché ognuno ha un'idea diversa di cammino, ognuno porta con sé il suo cammino, ed è curioso vedere anche le diverse motivazioni delle persone che incontri. Non ne ho incontrate moltissime, perché avevano appena aperto le regioni, non ero neanche sicuro di poterlo fare. Vedevo proprio un'Italia che stava cercando di riprendersi, di rimettersi in piedi. Mi ha colpito un incontro di un argentino che a piedi stava andando da Roma fino a Santiago, parliamo di 1800 chilometri, con la sua tenda, sereno, lui si era accorto di... non era più felice in Argentina, era avvocato... Dice, non posso dedicare la mia vita solo al lavoro, c'è qualcosa che non va, allora mi prendo questo tempo per me e mi faccio questo cammino. Altri invece avevano una motivazione più fisica, ginnica, altri volevano staccare con la testa, non gli era mai stato concesso farlo per ragioni di lavoro. Raccontaci un po' di aneddoti invece degli incontri che hai fatto tu. Molti. E come tu lo hai vissuto? Per esempio, io immaginavo durante il cammino di essere alcune tratti li ho fatti completamente da solo, non c'era nessuno. Io quasi e tutto. Pensavo di essere sopraffatto dai pensieri, e in realtà questi pensieri si azzeravano, mi trasformavo in un puro ricettore. Quindi osservavi i cambiamenti
del paesaggio, il movimento delle nuvole, ascoltavi moltissimo, compivi quell'evoluzione, no, naturale, da turista a viaggiatore per arrivare allo stadio finale che è quello del pellegrino, quindi rallentare il passo, osservare finalmente, perché tante volte siamo distratti. Ecco, allora vorrei che raccontassi il tuo cammino, come tu lo hai vissuto e quale incontro hai fatto, quali incontri ti hanno colpito. Allora, ci sono tantissime cose da dire, perché è stato veramente un mese intenso che mi ha cambiato la vita, ce lo dico tranquillamente, cioè anche semplicemente camminando per Roma, adesso io cammino diversamente, cammino meglio. Ti è rimasta quindi l'esperienza? Sì, l'idea di osservare, l'idea comunque di cercare sempre di compiere, non siamo mai tornati indietro, perché noi siamo andati sempre avanti, fino a Agen, cioè da Prato a Agen, non siamo mai tornati indietro. Anche questo secondo me è significativo, perché quando è il cammino, a differenza della vita, hai sempre uno scopo, è una meta, sai che ci devi arrivare, la stanchezza è fisica, però è riposante, tante volte invece nella vita di tutti i giorni non hai chiara una meta, è significativo non essere mai tornati indietro. Io non ero un camminatore per niente, non lo sono, mi sono buttato, la signora Franca dell'ufficio stampa mi ha detto: se vuoi c'è una macchina che segue, appunto. Io ho detto no, io vado a piedi, sennò che venga a fare. Abbiamo fatto anche una gara, primo aneddoto, abbiamo fatto una gara, cioè verso metà, perché poi c'era qualcuno che faceva gli autostop di Sgamo, anche perché i ragazzi pensavano anche allo spettacolo, erano attori, quindi delle volte c'era cammino e spettacolo, alcune volte c'era cammino, riposo e giorno dopo spettacolo. Cammino e spettacolo è dura, perché comunque si parla sempre di 4-5 ore minimo, certo, insomma, non è che sono una roba di... Quindi succede che l'arrivo a Colle Valdelsa, San Gimignano Colle Valdelsa, temporale, tremendo, si parte in due. Io e Antonin, un attore francese bravissimo, eccetera. Anch'io ho preso acqua in quel tratto. Com'è? Anch'io ho preso acqua in quel tratto. Tanta. E lì infatti c'è, sul libro c'è tipo tutto raccontato nel libro, queste cose che dico io. Cioè questa cosa, c'è un riparo. E tu, cioè, noi nella vita moderna non ci pensi all'importanza di avere un tetto. Perché voglia avere i takeaway, i cose, ma quando piove. Cioè ti entrano... Poi noi sì, eravamo attrezzati. Quindi il primo aneddoto questo. Secondo aneddoto, ce ne sono miliardi. Io andavo molto spesso da solo, proprio per questa cosa qui dell'ascoltare, del trovare un po', vai da solo perché ognuno poi prende il suo passo e non puoi stare aspettando, cioè io penso che ognuno poi debba prendere, poi ti perdi anche, però tendenzialmente la segui la strada, non è difficile, poi avevamo le mappe eccetera. Quindi grande ritmo, avevo il mio bastone francigeno col coltellino che serviva nei momenti giusti, avevo trovato il rosario, che lo tenevo anche se non avevo delle attività religiose, lo tenevo così, perché comunque era francigena qualcosa, no? Il rosario l'ho trovato sulla francigena. L'hai trovato sulla francigena? Sì, ce l'ho ancora, lo tengo, una roba di plastica, però, quindi, però una delle cose più belle è stata che noi abbiamo fatto spettacolo al Festival della Viandanza, che ha avuto 3 edizioni a Monteriggioni, che è uno dei luoghi chiave della francigena, dove viene fatto annualmente anche l'incontro Comuni in Cammino, dove sono andato a presentare il libro, dove vengono tutti gli esponenti delle realtà che lavorano a livello turistico ricettivo sulla via francigena da tutta Europa, e anche gli altri cammini sono meno famosi, ma ci sono centinaia eccetera. E questo Festival della Viandanza portava camminatori professionisti, cioè professionisti tra virgolette, però, e quindi abbiamo avuto proprio, noi ci portavamo il pubblico, cioè ci portavamo il pubblico, lo prendevamo da Monteriggioni, da San Gimignano, da Colle Valdelsa a Monteriggioni, li avevamo già agganciati da Siena, mi ricordo le Donne in Cammino, c'è un gruppo, se una Donna in Cammino, sono famose, secondo me sono di Milano tra l'altro, non vorrei dire, comunque sono un gruppo di donne che camminano e hanno proprio l'associazione Donne in Cammino e hanno tutte delle attività anche nel sociale eccetera, e quindi loro le abbiamo proprio trasportate direttamente a vedere lo spettacolo, perché le abbiamo incontrate poi a San Gimignano, siamo andate a farci bicchieri di vino, poi l'abbiamo ribeccata, perché loro erano dirette al Festival della Viandanza. Partivano da dove? Queste... Secondo me dall'Alta Toscana.
sì, insomma il giro classico è dalla Cisa, quindi sì, dalla Cisa, sì. E quindi questi, no, aneddoti ce ne sono tantissimi nel libro, perché poi alla fine in questo libro di teatro si parla anche poco, perché comunque il progetto era proprio anche l'idea di mettere il teatro in un contesto strano, perché poi era proprio strano, perché poi i ragazzi dovevano organizzarsi loro l'allestimento, sì c'era un tecnico, però era teatro di strada, quindi era, c'è tutto un discorso sul cappello, che in Italia non si faceva il cappello, perché il metastasio non fa il cappello, perché il cappello in Italia viene visto come una cosa, cioè se fa il cappello non sei serio, molto interessante questa cosa qui. In Francia si fa il cappello, perché comunque il cappello ti aiuta per sostenere delle spese che hai, eccetera. Loro facevano tutto gratuitamente perché era il saggio di fine anno. Quindi anche questa è una cosa molto interessante. Sul cappello ci sono stati anche degli scontri. Le parate, dato che c'era musica anche nello spettacolo, la parata in Italia non si faceva, perché la parata ti porta a un concetto di teatro di strada, un teatro stabile. Questo è interessante, è un discorso, no? Che in Francia hanno più l'approccio legato a un altro tipo di teatro. La parata, stai citando il grande classico degli anni 70, no? Pensa sì. All'Odin, pensa sì, sì. Quella cosa lì, una volta si è fatta, sono state delle scintille fra l'organizzazione del metastasio e i francesi, perché non si poteva fare. Perché in teoria la parata deve avere un permesso, cioè in teoria tu per fare una parata deve avere un permesso. Sì, in pratica, se siamo in 20 con un trombone e un tamburo, si fa, non so come dire, non è che succede a Colle Valdelsa. Perché con l'esame ha fatto la parata, è stato un momento anche un po' di. Ecco, chiaramente poi la cosa bella del progetto è che erano due realtà diverse, qui c'è un teatro stabile pubblico e una compagnia teatro scuola, adesso è diventato, ha avuto un riconoscimento ministeriale, è diventato École Nationale, tipo qualcosa del genere, ma ai tempi non lo era, quindi era un po' più tra virgolette underground, se vogliamo. Però anche questo secondo me ha fatto crescere tantissimo i ragazzi, perché poi alla fine uno dei fini del progetto era creare un'occasione di crescita professionale e umana ai 30 ragazzi in gioco. Io ero lì a raccontare questo, ma non è che l'hanno fatto come progetto. Conosci qualche destino di questi ragazzi? Sono diventati attori? Allora, sì. Allora, ti cito... Lorenza Guerrini, che era in scena allo spettacolo, ha vinto il premio UBU come miglior spettacolo dell'anno, un sotterraneo, l'anno scorso mi sembra, due anni fa, Overload. Oltre ai tre sotterraneo classici, storici, ci sono altri due attori, una è una ragazza, lei ha fatto il camminome. Poi i francesi, c'è chi lavora nei teatri d'opera, come mimi, figuranti, eccetera, perché vengono tutti da un certo tipo di teatro, anche appunto, come dicevo prima, musicale, di strada, eccetera. C'è chi anche fa cinema in Francia, in Italia qualcuno lavora in area toscana, diciamo. C'è anche chi ha fa tutt'altro adesso, c'è anche chi fa tutt'altro, perché poi insomma le difficoltà si sanno, insomma, non è che... Però umanamente, quando ho presentato il libro a Prato, che ci siamo rincontrati un po' di gente, che poi ci sentiamo, abbiamo un gruppo, siamo proprio amici per la pelle ormai. È un'esperienza davvero che ha toccato tantissimo, umanamente, e anche in questo rapporto col cammino, con la natura e con un teatro fatto proprio passo dopo passo, quasi. Invece la reazione degli spettatori, citavi prima la Nicofani. Entusiasmo, perché chiaramente lo spettacolo chiaramente non è un capolavoro, non è che lo spettacolo passerà la storia. Però questo fatto, questo arrivo di 30 persone a piedi si sentiva, che poi erano tutti, a parte Siena e Lucca, poi erano tutti paesi, in Francia dei paesini minuscoli, non mi ricordo nemmeno i nomi, del tutto nella Lot-et-Garonne, che è una zona anche bella, però non è famosa, quindi paesi minuscoli anche spopolati. Chiaramente c'era lo spettacolo, erano tutti contenti. No? La curiosità quindi anche al di fuori dei grandi centri, no? Perché questo c'è un po' un pregiudizio da sfatare, lo dimostra anche il lavoro delle residenze, no? Si ritiene che il grande teatro sia solo nei grandi centri urbani.
tralasciando tante volte il territorio, la periferia, la cosiddetta periferia. Sì, sì, sì. Invece sono esperienze che dimostrano come sia forte il bisogno di teatro, no? Anche al di fuori. Certo, diciamo, ma c'era tantissimo entusiasmo. Eravamo in un posto in Francia, non mi ricordo il nome, dove c'era una compagnia teatrale radicata nel territorio che aveva un teatro, abbiamo fatto lì due repliche. Caspita, le persone sono venute due sere. È un paesino di 300 anime, 100 erano dello spettacolo. Un'altra delle missioni del progetto era portare il teatro dove non c'è, perché appunto a Radicofani c'è il teatro, ma forse non c'è neanche la stagione. Anche Monteriggioni, solo un castello. Monteriggioni l'abbiamo fatto nell'orto, nell'orticello lì accanto alla piazza. San Quirico d'Orcia dove l'avete fatto? San Quirico l'abbiamo fatto in piazza. In piazza. E poi San Quirico è bellissimo perché è proprio la Francigena, l'abbiamo fatto in piazza. A Lucca abbiamo fatto al Cortile degli Svizzeri al Comune, a San Gimignano abbiamo fatto la loggia del teatro, quella loggia del teatro. Siena. A San Miniato non l'abbiamo fatto. Ah, non l'avete fatto? È saltato a San Miniato. A Siena è stata la regia più difficile, perché non si trovava un posto per fare lo spettacolo. Pensate, a Siena. Che è la città più grande. Parte dell'amministrazione? Non lo so, le questioni organizzative non le so. L'abbiamo fatto all'università, in un cortile dell'università. Tra l'altro abbiamo dovuto fare una versione ridotta perché l'università chiudeva. Cioè, l'università chiudeva, l'abbiamo dovuto fare. Sì, l'abbiamo fatta all'università. A San Miniato non l'abbiamo fatto. Perché tra l'altro eravamo a dormire, si andava a San Miniato a dormire. San Miniato era chiuso l'ostello quando sono andato io, perché per qualcuno ha dormito all'ostello a San Miniato. Bed and breakfast sono andato. Ho fatto in tempo però a dormire a quello di, che è l'unico che ho trovato aperto, di Gambassi, il Sigerico. Sigerico, sì, sì, sì. Dove c'è quella la chiesa che citi, che è annessa all'ostello. Sì, accanto all'ostello, sì, sì, sì. Che è bellissimo come esperienza. Sì, sì, io me l'ho comprato un libro sulla Francigena e chiaramente imparavo mentre camminavo. Poi andavo a cercare il wifi come un rabdomante, perché non volevo, cioè ai tempi 3G così, cioè poi c'era però, mi piaceva l'idea di cercare il wifi, a quel punto mi spacciavo come giornalista e insomma, una volta sono andato anche all'ufficio del sindaco a scrivere, perché lo scrivevo, che questo libro è il blog, tutto risistemato, che io facevo quasi in diretta, di tutti i giorni scrivevo cosa succedeva. Infatti, ecco, per tornare al tuo ruolo di testimone, no? Mm-hmm. Si discute molto, forse questo potrebbe sembrare un discorso più autoreferenziale, però a seguito dei grandi cambiamenti che ci sono stati nel teatro, della difficoltà oggettiva di giudicare, tra virgolette, uno spettacolo, parlo del ruolo del critico, come fare a dire se l'attore non è più personaggio ma è se stesso, come fare a valutarne la performance, è un problema stringente quello del giudizio, allora un espediente può essere quello di fare un passo indietro e trasformare il ruolo del critico in testimone, quindi compagno di viaggio, che è quello che tu hai fatto, no? E quindi raccontare il dietro le quinte, certo. Seguire il percorso, essere compagno di strada. Credi che questa sia una strada praticabile? Credi che sia uno svilimento del ruolo? Credi che sia... Sa, questo è un argomento molto... E come conservare l'oggettività dello sguardo in questo, l'obiettività, ecco, dello sguardo. Questo è un argomento molto dibattuto, perché chiaramente io l'ho pagato al Teatro Metastasio e quindi ero in qualche modo staff. Possiamo chiamarlo come ci pare, però era quello il discorso. Io, sempre nello stesso periodo, forse qualche mese prima o qualche mese dopo, fu invitato al Festival di Spoleto per un progetto della Regione Umbria. Era gli anni in cui iniziava un po' la cosa dei blog, del web, dei social, cioè 2013 era proprio l'inizio. Raccontare un festival. Raccontare un festival. A un certo punto sto progetto della Regione Umbria mi coinvolgo, mi dico, senti, ci dai dei nomi di altri blogger di teatro? Gli dico, cari, ma che stai dicendo? Non esistono i blogger di teatro. Sono i critici, i blog di teatro non esistono, nel 2013 non esistevano nemmeno adesso, però mentre nel turismo c'era già un altro mondo di blogger che in qualche modo avevano dei benefit come moneta di scambio, però chiaramente lì poi il giudizio critico viene sospeso, ma sospendere il giudizio critico su un albergo o un ristorante è molto più facile rispetto a sospenderlo su uno spettacolo. E allora noi ci chiamano e ci fa, no? Allora voi vedete di
spettacoli, ci pagano per scrivere degli articoli, e ci fanno. Io questa cosa la cito sempre anche nelle riunioni di Rete Critica, perché è interessante. Se lo spettacolo non vi piace, però, non scrivete male dello spettacolo, fate un'intervista, parlate del paesaggio, no? La gente dice, oh, come? No? Però è chiaro che dal momento, e qui proprio va, questo esempio è calzante per quello che dicevi tu, cambia ruolo, ma chiaramente è un momento di forte crisi della carta stampata, che poi alla fine la critica si è sempre letta sulla carta stampata, perché il web non paga, non ci sono i numeri nei teatri, per il teatro rispetto ad altre cose, cioè il cinema, per non parlare della moda, del turismo e di altri settori, non ci sono i click per permettere alle redazioni di essere autosufficienti. E quindi chiaramente ci sono altre forme di compensazione, e poi però si creano queste cose, come dicevo io lì ero tranquillo perché chiaramente ero testimone, cioè non ero critico. Ed era dichiarato il tuo ruolo a tutti gli effetti, per cui sì, non è che era una dichiarazione insomma di presa sì, di posizione. Sì, era dichiarato. Tra l'altro io il libro poi me lo sono fatto da solo, perché il libro esce l'anno scorso, un anno e mezzo fa, il progetto di 6 anni fa. Il libro me lo sono fatto da solo, perché a un certo punto ho detto forse è bella come cosa, perché permette in qualche modo al progetto di diventare tra virgolette immortale, perché il libro insomma camperà più di me. E quindi la stesura come è avvenuta del libro? Hai rivisto quello che all'epoca scrivevi in diretta? Sì, ho rivisto tutto, chiaramente c'erano tutti gli ipertesti che ho tolto, qualche volta ho aggiunto cose, però ho cercato di tenere un po' il formato. Ho fatto fare l'introduzione a Paolo Magelli, che era quello che ha voluto il progetto. Ci sono due interventi alla fine, uno di Andrea Porcheddu, che aveva seguito il progetto in Italia e in Francia, e di Carlo Infante, che si occupa da anni di relazione tra web e territorio, che è un po' anche quello in cui, di cui parlavo durante la cosa. E il libro è anche un po' una sfida al web, no? Perché uno dice tutto il web, e poi che fai? Fai il libro di carta? Perché no? Perché comunque è stata una bella esperienza anche fare il libro, perché poi comunque con Silvana Editoriale è stato molto, è stato uno scambio, no? Proprio sulla, per dire, cioè, la copertina, caspita, fare una copertina del libro, ragazzi, è una roba, insomma, è venuta bella, le foto erano quelle che avevamo, non potevamo farne altre, cioè non potevi fare un set per fare una foto, c'erano varie foto, ma parecchie hanno fatto il telefonino, questa è una foto in qualche modo con le valigie, questo è un pezzo ad esempio del Pulcinella italiano. E quindi anche per me, che è il primo libro, forse anche unico, non l'avevo mai fatto, se mi era capitato di fare delle curatele, ma quelle, cioè scriverlo non mi è mai successo. È bizzarro perché era già scritto, questo è un po' anche, era già scritto, un po' si capisce se lo leggi, che è una roba forse, non so, poi tu l'hai letto, ma come lo puoi dire, se si capisce che era fatto per essere letto il giorno dopo rispetto a chi lo legge magari adesso, fra 10 anni, perché comunque poi c'è anche insomma, la biblioteca, eccetera. Io allargherei lo sguardo al pubblico, allargherei il dibattito per tornare a quelle 3 domande a testa di cui parlavi all'inizio. Ma basta una, dai. Anche perché poi non vorrei, sai, 7:30 ancora non si cena. Michele, dici te quando... Non ho domande. Qualche domandina se vi va. Io ho cose da dire sul libro, ce ne sono tantissime, è stato un mese veramente intenso. Io ho una domanda. Vai. Se in questo tempo di chiusura dei teatri momentanea, questo tempo sospeso, se ti è tornata in mente quell'esperienza è perché? Sì. Mi è tornata in mente perché a mia insaputa è uscita la recensione del libro durante il Covid time, su un sito Modulazioni Temporali, non so se gli avevo mandato il libro, l'hanno chiesto, l'hanno comprato eccetera, è uscita una recensione e parlava proprio del libro, di quanto ci manca il teatro, ma anche il cammino, perché nel momento, cioè potevi stare a quanto, a 100 metri, a 200, cioè non potevi nemmeno andare sull'Appia a fare scappare, guardavano male da solo, no? C'ho le immagini, quelle storiche di quello in spiaggia da solo, braccato dalla roba. E quindi è uscita questa recensione di sta ragazza, non so, che diceva leggere questo libro ci fa ancora
come dici, fa venire la rabbia, ma anche la speranza, no? Di quando torneremo a fare, a vedere teatro e a camminare. Quindi in questo momento proprio sì. E poi invece nel lato negativo è che c'erano delle presentazioni organizzate, una a San Gimignano per Notti Lucente, che poi hanno fatto lo stesso, ma poi chiaramente versione molto rimaneggiata, eccetera, è saltata. A Grosseto doveva essere tipo l'8 marzo, no, il 10 marzo, quindi non fatta. Quindi nel bene o nel male, ho fatto due esempi che mi è venuto in mente il libro in questi mesi assurdi e vanno verso una conclusione poi poco. Seconda ondata, non lo so. Quello presto per dirlo. Troppo ancora tra noi questo virus. Sì, invece una domanda, hai fatto una premessa qualitativa, cioè senso del lavoro, cioè, senso, non dico se era bello o brutto lo spettacolo, però poi hai detto anche appunto l'accoglienza che ha avuto da parte del pubblico. E rispetto appunto a questa dissonanza fra le due cose, pensi che possa uscire una riflessione costruttiva su nuove direzioni del teatro per riuscire a recuperare quel pubblico che non riusciamo a recuperare con il teatro contemporaneo? Cioè, hai fatto delle riflessioni a riguardo? L'ho fatte molte anche lì durante il cammino, perché comunque lì c'erano delle componenti semplici, ma nemmeno tanto. Ad esempio c'erano 29 attori. Fa uno spettacolo 29 attori adesso. Certo. E quella era una scuola, nessuno era pagato, c'era comunque un impegno economico da parte delle due cose, perché comunque a parte andavano a piedi, quindi anche lì si risparmiava. Da dormire si andavano in dei posti assurdi, in Francia solo palestre, materassino e via. In Italia eravamo proprio borghesi, abbiamo fatto un paio di ostelli, quello di Radicofani, eccetera. Quindi c'è questa componente qui, che appunto nel nostro mondo del teatro contemporaneo è bella tosta, cioè sono progetti utopici quando vengono fatti spettacoli da 29 attori. Poi c'era tanta musica dal vivo, e quella era una cosa che funzionava, e poi c'erano i nomi, quello è un po' il discorso, non i nomi degli attori, ma c'era Boccaccio, Goldoni e Fo, che erano un po' tre, come dire, mostri sacri, però veniva presentato come appunto i francesi e gli italiani, quindi c'era anche un po' un rimando velato e nemmeno troppo a quella cosa dei camminatori teatranti, no? I commedianti dell'arte 2.0 li avevo chiamati io nella presentazione, no? Cioè ragazzi giovani, però quindi non mestieranti, cioè non la compagnia di giro come ce la immaginiamo, no? Della commedia dell'arte, eccetera, ma ragazzi giovani che però facevano un'azione antica, quindi quello secondo me era anche un cortocircuito che stavo molto apprezzato. Poi non si pagava il biglietto, anche lì io sto facendo cose pratiche, è chiaro. In Francia si andava a cappello, ma vi ho già spiegato come questo è stato anche motivo di scontro. E mentre è stato molto, che poi alla fine gli scontri sono importanti, tutti d'amore d'accordo sempre, due palle. Scusate, il francesismo. Può nascere una proposta. Non so se ho risposto un po' alla tua domanda. No, nel senso sì. Però sì, cioè le cose, questi sono dei tasselli su cui riflettere, chiaramente. Quello è evidente, è un progetto impossibile da rifare. No, però conosco anche un po' la realtà francese, comunque quel tipo di teatro lì crea delle economie importanti in Francia. Sì. E poi appunto poi tu magari, non lo so, le guardi invece con diffidenza, certe pratiche, però poi allo stesso tempo dici però. Tu parli del teatro di strada? Esatto, però allo stesso tempo lì ritrovi un senso che magari invece tu stai perdendo, cioè comunque è una riflessione interessante. No, poi in questo periodo qui ancora di più, perché esatto, appunto poi come fai a fare il teatro nei teatri, le fa per strada? Assolutamente. Quindi poi si innesta anche tutto questo discorso. Noi volevamo rifare l'edizione 2, ma poi Magelli non è stato riconfermato come direttore del Metastasio. Quindi chiaramente poi cambia la direzione, poi la scuola, poi c'è stata una cosa importante, perché poi c'è stata la riforma. Quindi il teatro nazionale è diventato la pergola,
che ha dovuto aprire la scuola. Quindi, che fa? Una scuola a Prato e una a Firenze. Quindi la scuola di Prato è stata interrotta e quindi non c'erano più nemmeno gli allievi, perché comunque la componente formativa era un elemento importante del libro. Si può fare a livello di festival, no? Ci sono state coproduzioni tra Castiglio Cielo e Sant'Arcangelo attraversando l'Appennino. Ah, con Valerio? Valerio Sirna? No, non credo con Valerio, con Dom, no? Forse addirittura con la Valdoga, può essere con tutto. Si può fare a livello di progetti europei, perché comunque il tema della mobilità è importantissimo. Anche nell'agenda attuale europea il tema della mobilità sostenibile che va a intrecciare il tema teatrale è molto importante. A me, tra le cose che dici, una cosa che sembra interessantissima è legata al fatto che, cioè, paradossalmente, un modello di teatro che è nato in Italia e in Francia è accolto ed è sostenuto. In Italia siamo imborghesiti, chiusi dentro in una maniera impressionante, cioè... Sì, sì, è vero, questa è pazzesca. Questa cosa è assolutamente pazzesca e lo vedi, a me fa abbastanza impressione rispetto alla situazione attuale e a quanto è successo poi con il Covid e quindi, a proposito di francesismi, per quanto riguarda tutte le inculate che si sono prese, specialmente le giovani generazioni in questo momento, lo guardo rispetto alla volontà di essere parte di un sistema che poi è quello dei teatri stabili, dei nazionali, dei centri di produzione, e che di fatto un po' hanno mollato per strada queste giovani generazioni, ma non in modo virtuoso e quindi facendo teatro di strada, mollato per strada appunto. Per strada c'è teatro? Sì, perché c'è un articolo del FUS che prevedeva una certa percentuale, eccetera, eccetera. Cioè, questi sono temi di riflessione enormi. Com'è che in Italia non si può, secondo me si può, cioè non si può sponsorizzare un certo tipo di teatro, un certo modo di far tornare il teatro nei piccoli borghi, nei luoghi, con più forza, perché non è che poi tutto siano i teatri delle grandi città, questo è assolutamente evidente. No, dalla mia esperienza sono completamente d'accordo. Anche il fatto che, poi non sono un esperto di normative eccetera, però questa cosa dei borderò, che se ti fa lo spettacolo in strada ma c'hai 2000 persone a vederti, però non puoi andare, adesso forse è cambiata, c'è stato un aggiornamento su questa cosa. No, c'è la piazza ma non ti vale come il borderò. Ok. Ne parlavo sempre con mio amico Stefano Te, lui fa spettacoli di teatro di eventi, fa sempre spettacoli in piazza, dice io. Cioè sono qui, c'è piazze intere di gente. Caspita, se questi li come? C1. Niente, cioè, io, cioè, 2000 persone ci sono, sono tutti in terra. No, poi è strano che magari la parata tutti siamo bravi a riconoscerla nel finale di 8:30 di Fellini e a vantarci che è l'Italia. Però poi se ti dicono falla, no. Non si può, la si ha. È come se fosse spontanea, no, non canonizzata. Devo sentire. Cioè, sì, no, a me questa cosa mi colpì moltissimo. Non sono di strada. Però c'è uno straordinario patrimonio di feste popolari, parate, legate alle religiosità e quindi come se fosse una teatralità spontanea della gente, che non è istituzionalizzata, diciamo, che non viene formalizzata. Ma il Teatro della Tosse, al fine spettacoli, moltissimo, poi partecipato anche alla Brigale, c'erano tantissime parate, cioè era quasi una condizione se ne può non fare la parata finale o all'inizio con stendardi, mi ricordo i tarocchi che avevamo fatto l'applicare, tutti con stendardi, con taroccoli, sfilavamo per il paese, la gente, poi alla fine di nuovo portavamo tutta la gente in piazza, ma la parata era veramente una condizione irrinunciabile per comunque spesso, tutte le volte dipende lo spettacolo, ma soprattutto in quelli di piazza sì, certo. Aperto sì. Anzi, erano molto amate dalla gente, che li seguiva, con la mano musicale, tutto il resto, via. È una cosa che secondo me non dovremmo fare. No, ma infatti, qui siamo tutti d'accordo. Sì. Rispetto a quello che dicevi Michele, io ho provato negli anni a capire come fare a riproporre il formato, magari non con 30 attori, però comunque con questa componente di territorio, cammino, spettacolo e web anche, perché poi appunto io ai tempi usavo 9 social network, mi ricordo nemmeno i nomi. Adesso 9.
No, ora non so, però li usavo in diretta per questo progetto, per dire, quindi anche quella componente lì, però non sono riuscito ancora. Ho un paio di cose aperte, però sarebbe bello anche immaginare come, non lo so, è chiaro, ci sono tante, come dicevi tu, ci sono tante componenti che possono essere appetibili per dei progetti di vario tipo, legati al cammino, alla valorizzazione dei territori, al turismo slow, cioè sono proprio parole che io sento continuamente, però poi chiaro ci vuole anche qualcuno che sappia in qualche modo cucirle bene in un progetto e poi possa essere appetibile per i partner, per i fondi e i finanziamenti. Magari il terreno adesso è fertile perché si parte slow, insomma la ripartenza sarà slow, si è capito che la velocità porta purtroppo a schiantarsi. Sì, certo. E quindi magari una volta maturata questa esperienza magari ci sarà l'apertura e la possibilità di poter fare progetti di questo tipo, di partire dal piccolo, dal territorio, dalla circoscrizione e poi piano piano estendere lo sguardo. No. Questo bisogna essere ottimisti. Ci sono un po' di progetti in giro per l'Italia di cammino eccetera, però sarebbe bello ce ne fosse, ce ne sono un po', però sarebbe bello ce ne fosse di più. Ecco. Perché poi teatri, ora non so per quanti mesi ancora, ci avrai un quarto dei posti. Bisogna vedere. Una riflessione che mi viene da fare, no? Paradossalmente ora al chiuso, che sia l'aula, la casa o il teatro, è vettore di un virus, no? Quindi sembra che è un tempo dove ci dicono che devi stare all'aperto. E mi chiedo spesso, non so se tu hai avuto elementi di toccare questa cosa nella tua esperienza, mi chiedo spesso anche il teatro, no? Perché una cosa è lanciare la voce in un luogo al chiuso, una cosa è lanciarla all'aperto. Forse prima sapevano farlo, oggi non tanto bene. Quindi anche le corde vocali, l'attore, il corpo dell'attore, ora si è sempre più chiuso nella chiocciola del chiuso, forse, almeno per l'esperienza che conosco io, rispetto a lanciare il suo organo in uno spazio più aperto. Certo, no, questa è l'impressione. Mi chiedevo se hai avuto contatti invece con situazioni dove ancora ci sono corpi che sanno gestire l'aperto senza farsi mangiare. No, beh, ora ci dovrei pensare. Qualcosa mi verrà in mente, devo fare dei nomi, te li faccio a cena. Sì. Non so se mi veniva in mente, che noi in Italia ci fregano i teatri. Cioè abbiamo troppi teatri belli, cioè paradossalmente andrebbero abbattuti i teatri. No, ma veramente, ma non per. Però perché sono tutti dei capolavori, dei gioielli, eccetera, che però poi ti fanno in qualche modo anche indirettamente, ti impediscono di legare progetti artistici ai territori, ai cammini, o perlomeno di farlo con più difficoltà, come si diceva prima, anche per la burocrazia, sì, perché questi teatri alla fine devi riempire. Sì, anche perché si è agglomerata la burocrazia intorno a questa struttura architettonica. Sì, che poi soprattutto è poi scomoda, perché il teatro, cioè, è strano, cioè, non è che sia proprio un luogo, come dire, no? Io penso sempre al teatro Argentina, no? Io abito a Roma, il teatro Argentina, no? Arrivi lì e sembra sempre chiuso. Cioè, anche quando è aperto sembra chiuso. La gente non ci va, non ci va, non c'entra, a parte la borghesia, gli abbonati, ma non ci va. Appunto, a me questa cosa, questa proposta è stata fatta adesso di aprire i teatri tutta la notte da Vacis, mi sembra una roba che non si farà, perché è troppo bella. Tu passa davanti all'Argentina, non c'è verso di entrare, non si capisce mai dove entrare, no? Ora io ci vado tutte le settimane, lo so, conosco la maschera, ma la gente non c'entra dentro il teatro, non è un luogo della città, cioè dovrebbe essere come il mercato un teatro. Vabbè, sono i mercati rionali a Roma vanno una bomba. Le stesse barriere architettoniche dei disabili, sembra che ora il teatro è una barriera architettonica. Ma l'Argentina è emblematica. E adesso ci hanno tolto la fermata del tram. Perché prima, di fronte all'ingresso dell'Argentina, teatro del 1780, dove ha debuttato Balbè Siviglia, c'era la fermata del tram 8, so se qualcuno ha presente, che veramente devastava. Cioè proprio diciamo, ma siete pazzi, ma che... Vabbè, insomma ora poi si inizia a divagare, poi non so, magari si va verso la chiusura, non si divaga per altre tre ore. Un'altra cosa che mi viene in mente è il tema della lentezza, cioè la lentezza legata a una mobilità di tipo differente.
che in un certo modo ha a che fare col tema delle residenze come luoghi di creazione artistica con certo. dei tempi di un certo tipo, e ha a che fare anche con la possibilità di portare gli spettacoli, secondo me, su più date, in un luogo in cui hai meno spettatori ogni giorno. Cioè, adesso il Covid paradossalmente sta ponendo gli artisti in una condizione di dover poter replicare più volte lo stesso spettacolo per avere certo, lo stesso spettatori. Questo io non necessariamente lo vedo come una cosa negativa, magari è una possibilità se si cambia un po' il paradigma, perché anche l'idea che io faccio una tournée alla fine ogni anno di 10, 12, 15 date in teatri grandi, invece di incontrare un pubblico nelle piazze, un pubblico che solitamente non è abituato a venire a teatro, per più sere, fermandomi, per un tempo probabilmente, no? Quando si faceva tournée ai tempi della commedia dell'arte, ai tempi in cui si andava in giro con i carrozzoni recitando il soggetto, cambiando copione ogni sera, si arrivava in un paese, si stava lì magari una settimana, 15 giorni, si faceva un intero repertorio e poi si ripartiva. Cioè, questo paradossalmente era molto più sostenibile, cioè, paradossalmente aveva molto più senso, un po' la logica dei circhi viaggianti anche certo. in un certo senso. Adesso sto portando al paradosso e non penso che esista solo quello assolutamente, però forse è una riflessione che va fatta. È il modello francese che non sto ponendo sull'altare, perché lavorando anche con partner francesi ho visto anche mille problemi legati alla burocratizzazione anche di quella cosa lì, per cui alla fine anche lì si fanno delle cose per avere in cambio determinate certo. economie, punto a volte, no? Però è interessante, cioè forse andrebbe ripensato tutto il sistema. I luoghi teatri sono belli, come dici tu, sono interessanti, sono meravigliosi, però c'entra sempre la stessa gente. Siamo noi, più gli abbonati, più pochi altri. Questa cosa non va bene. Bisogna tornare nelle piazze, sui sentieri, nelle piazze delle città, sui grattacieli, ovunque. Cioè, però intendo dire, questa è un'operazione che va fatta, assolutamente. Se no si scompare. Bisogna capire se questo periodo darà là a questo o più torna tutto come prima. Io ho paura della seconda. Un po' male, no, che si tornerà tutto come prima. Una volta rientrata la crisi si fa presto a dimenticare. Le memorie sono brevi. Non credo che abbia inciso più di tanto. Nell'immediato sì. C'è la evidente crisi della socializzazione, però a lungo andare, quando tutto rientrerà nei parametri, sarà lontano. C'è anche lo spauracchio della politica sempre più ignorante, che continuerà sempre di più a dimenticarci, e quindi forse diventerà anche peggio, insomma. Cioè, peggio. Io volevo condividere con voi una riflessione rispetto a quello che ci siamo detti, che parte da, innanzitutto grazie, perché è il primo appuntamento da festival in cui si parla, mi sono reso conto oggi che mi mancava questa situazione, così, no? Cioè è assurdo, cioè non è assurdo in realtà. Però partendo da un dato personale, cioè da quello che ho ascoltato, e poi arrivo alla riflessione brevemente, a me ha ricordato molto, per dire, io per 6 anni della mia vita, da quando avevo 15 anni fino ai 21, ho suonato nelle bande da giro, che sono le bande, in Puglia sono molto forti, cioè sono bande che facevano in un'estate lunga, diciamo da maggio ad ottobre, anche 150 date. E che cosa succedeva? Tutte nei piccoli centri, e quindi questa, diciamo, delocalizzazione, e cosa accadeva? Che si dormiva nelle palestre, era perché era sempre così, e quando tu arrivavi nel luogo, a parte che c'era l'arrivo che si faceva tutti in autobus, a volte anche con spostamenti in notturna, perché tu la mattina dopo alle 9 dovevi essere in piazza e la sera finivi alle 2 di suonare, e anche con spostamenti in Reggio Calabria, Caserta, in una notte. E cosa succedeva? Che per le persone che erano lì, quando tu arrivavi, per loro era una festa, una vera e propria festa. Poi la banda aveva questo, per me, valore molto politico di portare l'opera lirica, che era la musica dei signori,
al popolo, perché la banda questo fa, cioè porta l'opera lirica rivisitata per la gente che non può andare ad ascoltare la lirica. Quello che mi chiedo, anche a seconda, diciamo, analizzando il periodo che stiamo ancora vivendo, quanto, non dal punto di vista estetico, ma dal punto di vista del pensiero, sia importante rimettere la festa al centro di quello che facciamo, cioè che per chi viene a vederci sia una festa. E questo non significa che dobbiamo fare spettacoli comici o per forza, però il fatto che chi venga lì stia bene e faccia un'esperienza vitale, che lo anche dopo tutta la pesantezza che abbiamo vissuto, cioè quanto è importante questa esperienza di cui avete raccontato oggi, secondo me lo fa, cioè rimette la festa al centro della questione teatrale. Cioè, quanto è importante questa roba qua, cioè, nel ragionamento, visto che in questi mesi abbiamo ragionato tutti, chi da una parte e chi dall'altra, insieme, su quale sarà il teatro post-Covid, e quindi immediatamente ci siamo messi nella melma del digitale, non digitale, e ci siamo persi, non so. Ora ci ho pensato oggi, mi avete dato voi l'opportunità di fare questo ragionamento sull'idea di rendere di nuovo un momento di festa l'andare a teatro, l'andare a vedere il teatro in dei luoghi anche più piccoli. Ripeto che non è una questione estetica, non è una questione dell'essere divertenti, comici, ma sia per chi lo fa, sia per chi lo organizza, rimettere la festa all'interno del nostro lavoro. Questa era, e poi diciamo, incide la parola chiave partecipazione, un antidoto necessario, speriamo che sia un punto d'arrivo, perché il rischio è che ci si accontenti del teatro che purtroppo, per ragioni di forza maggiore, si è imposto in questi ultimi mesi, che è il teatro sul web. I racconti della peste, le conferenze, le videoconferenze, speriamo che quel modello non diventi imperante, cioè era un modello che andava benissimo per quei mesi. C'è il rischio che magari però qualcuno... Però è molto volontariato. Cioè sì, molto volontariato, però modo di dire. Insomma, speriamo che ritorni nei ranghi, ecco, che non diventi un modello del teatro per il futuro e che si torni a quel momento di incontro, di scambio di cui parli tu, perché ne abbiamo assolutamente bisogno. Bisogna ricostruire anche il tessuto sociale, perché ci manca, cioè ci siamo abituati ad essere delle monadi. Siamo stati da soli a casa, chiusi e... Terribile, è proprio il momento giusto questo di ritessere questi legami, no, che uniscono l'uno con l'altro. Però ci si deve arrivare gradualmente, perché purtroppo i prossimi mesi saranno ancora devastanti. Secondo me alcune cose... Scusa, ti anticipo perché volevo offrirti un ponte. Sì. Nel senso che con Luigi pensavamo, cioè domani presentiamo questo progetto... Conrad Into the Wild Theater, secondo me c'è un ponte utile rispetto a quanto stiamo raccontando questa sera, no? Durante proprio questi tre mesi di lockdown, parlando a distanza, in realtà sono anni che ci facciamo la corte e che abbiamo ragionato a lungo sul tema del teatro nella natura, in realtà siamo andati in una direzione molto più radicale, cioè l'idea di cominciare a pensare a un teatro che abbia dei tempi lunghissimi anche per lo spettatore, non solo per i performer, lunghissimi intendiamo tre giorni, una settimana, in luoghi assolutamente non convenzionali, non teatrali. E abbiamo cominciato a ragionare, forse Luigi tu volevi parlare della festa, però parla pure della festa, però mi sembrava giusto, oltre all'evento festa che è più piazza, che è più appunto comunità, pensare anche a un altro tipo di esperienza teatrale sulla quale vorremmo andare a fondo, approfondire, non solo tematicamente ma come pratiche. E quindi niente, vi volevo lanciare un attimo l'assist, perché da padrone di casa preferisco non presentare io la cosa, ma preferisco che sia loro. Sì, grazie. No, dico solo questa cosa sulla festa, perché secondo me certe cose le abbiamo perse per sempre. L'altra, secondo me sì, bisogna essere oggettivi per capire da dove ripartire. L'altra sera qui siamo arrivati noi dalla Puglia e stavano facendo le pizze giù al forno, no? A me mi è sempre fatto impressione che ora le feste sono organizzate, quindi quando arriva l'una, che il dipendente deve andare via, a poco cambi musica, fai capire che devi smontare la festa, e poi sai che ti tolgono il vino mentre la festa ancora c'è.
secondo me il teatro oggi, almeno quello canonico, in un teatro non ti puoi permettere, a una certa ora il vino lo devi togliere, per contratto, per sicurezza, per burocrazia, secondo me è una metafora, no? Ma non c'è lo spazio per prolungare la festa nel teatro, perché il teatro è un orario di chiusura, il teatro poi il vino lo fanno nemmeno entrare. Cioè, quindi è proprio riportare la festa, del resto ora tutti hanno ricominciato, no? Forse che siamo sommessi, un po' timidi, ma in tutte le cose italiane non ho visto nessuno che fa una festa della riapertura. E allora può fare la festa? Può fare. Non sembra meno. Cioè la festa comunque è ballo, e ballo sei tutto appiccicato. Cioè, non la puoi fare. Noi la facciamo, ma qui, cioè, a Roma se fa una festa succede un casino. A Milano se fa una festa, o la fai clandestina e riesci a non farti sgamare con tutta la gente, e poi fai selfie su Instagram, quindi poi ci sono, perché poi c'è anche quello, non la puoi più fare di sgamo con un tempo. No, no, è vero. No, purtroppo no, non è ancora possibile. Boh, non lo so, però fra un annetto secondo me dai, fra un annetto sì, bisogna passare l'inverno. Ma passare l'inverno. Bisogna passare un tanto. Poracci, pensate, i ventenni andavano a ballare, io andavo a ballare tanto. C'è una figlia sedicenne, è felicissima che ora. Cioè, mi ricordo, cioè, a me l'estate andavo a ballare, cioè i teatri non mi frequentavo, frequentavo le discoteche, immaginate loro messo lì. Devastati, perché non può fare la discoteca. No. Sì, l'hanno riaperto, no, il ristorante, non è ristorante, non è discoteca. Discoteca anche per dire, stretti, appiccicati e possibilmente limonati. Ma anche cioè, andare a fare un aperitivo banalmente adesso devi prenotare. C'è più neanche il momento del buffet, sì, che era conviviale per diverso. Dire. Io parlo della serata danzante, quella lì non la puoi fare, no, non c'è pezzo. Puoi... Cioè, che fai? Metti che cioè, boh. Poi la puoi, cioè, se fa una performance, ok, tutti si balla distanziati, anche bello, però. Boh. Ma finire con la che regia. Tutti ballano con le cuffie, con la loro musica, isolati, è tristissimo. No, come domenica la sperimentiamo, stiamo preparando l'esperimento sociale per chi rimane. Ah, io ci sono, cioè entrando alle 7 la mattina, vabbè, giorno dopo, perfetto. Ci sarà. Rimane notturno, tipo. Luigi, sì. Perché non aggiungi la sedia, vai sotto la cucina dell'Africa, dai, e ci agganciamo anche esatto. A questi diari. Michele, come dire, approfittavamo del fatto che si parlasse di teatro e di cammini, perché è nata questa follia in questi mesi, che nasce da Cuore di Tenebra di Conrad, ma perché ha una, ci troviamo, come dire, una scrittura che è come se Conrad si fosse sposato con la materia vegetale di quella foresta, ed è un po' un desiderio che ogni tanto abbiamo anche noi. E questo progetto Conrad, che è nato su Zoom, quindi questo festival è la prima occasione in cui ci vediamo dal vivo, però l'idea era, nasceva un po' da una, come dire, dentro al progetto ci sono tante cose personali, che quindi restano personali e come dire, fanno parte del nostro cammino, però a me c'è stato un dato che non ha niente a che fare col teatro, che mi ha sconvolto, che era un dato che ho letto per caso su internet, che diceva che 3/4 della biomassa animale presente sul pianeta in questo momento è negli allevamenti intensivi, quindi 3/4 degli animali di tutto il pianeta Terra è dentro gli allevamenti intensivi. Di fronte a questa cosa qui, in quel periodo che eravamo chiusi in casa con le mascherine, distanziati dal supermercato, mi ha detto: minchia, ma che mondo folle è questo, cioè non voglio più, come posso ancora durante questo momento di crisi dell'umanità andare a comprare la carne dal supermercato, non posso. Allora sono tornato ad essere vegetariano per un po' di tempo, sto cercando di resistere. Allora, la cosa che ci siamo... Io non so, no, io sono rimasto caldo. No, per questo ho preciso tue scelte personali. E ci siamo detti con Michele, ma cazzo, ma anche noi che, come dire, che da tempo facciamo ricerca in natura, la grande domanda che mi voglio porre è se avessimo sbagliato tutto. Nel senso che mi sembra che a volte anche nel processo artistico, creativo, siamo entrati in un meccanismo capitalistico di accumulo di senso, di significato, di comprensione, di tutta roba che quasi quasi ci ha fatto dimenticare da dove eravamo partiti, no? Nel senso che Luigi vuole fare teatro in natura perché vorrebbe sprofondare in una foresta, ma col tempo forse, ma questa è una domanda, non ricette, ma col tempo forse
tante cose ci hanno fatto dimenticare dove eravamo partiti e ci siamo quasi quasi sovrascritti alla natura, tant'è da arrivare a questa roba della pandemia che al di là, come dire, di qualsiasi teoria e scienza che c'è dietro, che non ho tempo di approfondire, ma per me è perché abbiamo superato certi limiti che non dovevamo fare rispetto alla natura. Ci siamo avvicinati troppo a mettere troppo a Dio, dovevamo stare al nostro posto, insomma, come dire, non dovevamo andare su quella luna. E quindi io la vedo così. Allora ci siamo detti con Michele, cazzo, Michele, allora, se c'è una cosa che questa pandemia mi ha insegnato è che il momento è questo, e che non devo aspettare 3-4 anni per sperimentare o dire le cose che voglio, ma lo faccio ora. E quindi ci siamo detti, ok, allora azzeriamo la nostra ricerca sulla natura, cerchiamo di mettere davanti a tutto, anche davanti alla paura di sbagliare, di essere stroncati, di essere sporchi, di sciarpiciare con le parole, di mangiarcele perché non ti sei riscaldato bene, mettiamo davanti il wild, la foresta. E questi giorni le zanzare pungono molto nella foresta. Ci siamo detti, quindi, se noi ci vantiamo che abbiamo questa ricerca in natura, ok, allora facciamola davvero, non facciamo i fricchettoni che vogliono raccontare romanticamente la natura. Sul come farla inizia questo progetto Corrad, che non vuole essere, come dire, un ritorno a vita nei boschi di Torò e quindi ci chiudiamo nella capanna, perché siamo nel 2020 e come dire, abbiamo fatto anche il salto tecnologico e, come dire, abbiamo tutti visto quanto è bello anche a distanza farci incontrarsi su Instagram, no? Ho seguito alcuni dei tuoi monachi, Amukina Mon Amour, tutto quello non possiamo perdere, quindi non significa tornare indietro a vivere nei boschi. Ma come possiamo unire ora tutto questo? Ed è nato questo campo di indagini che si chiama Progetto Corrad, in cui siamo io, Michele, Michela, Alvise, Diego, quindi cinque artisti, come dire, che si occupano di cose diverse, dalla fotografia al video, al suono, alla scrittura, alla narrazione. Ed è nato questa matrice che dentro ha, come dire, quattro esiti che stiamo sperimentando al momento e che percorriamo e vediamo dove ci porteranno. Ma davvero, se c'è una cosa che è bella di questa quarantena è che c'è stata una dilatazione, ci si è potuto permettere di studiare, e questa è una cosa bella che vogliamo mantenere, questa dilatazione, questa rarefazione del tempo. Proviamo a metterla in un progetto. Oltretutto adesso non siamo finanziati, siamo tutti a gratis, quindi possiamo pure permetterci di prendercela con calma. E questo ci è a proposito di capitalismo della produzione artistica. Quattro cose sperimenteremo. Una si chiama Into the Theater Wild. Into the Wild è quel famoso film che ora è diventato manifesto, no? Famoso ora, tanto che hanno spostato via il pullman, il bus, per quanto è diventato di massa quell'Into the Wild. Michele ha avuto quell'intuizione di aggiungere Theater, quindi Into the Theater Wild, la serie, nel senso, un esempio che è quello che vi mostreremo, non so se usciamo ora o domani. Però subito dopo l'apertura del lockdown siamo andati con Michela, io avevo un soggetto di uno spettacolo teatrale, siamo andati per 2 giorni a Torre Coceto, dalle 3 del pomeriggio. Torre Coceto è una riserva naturale in Puglia, è un posto che io conosco molto bene, abbiamo giocato sulle cose facili all'inizio, come Michele qui del resto, che è casa sua. Andiamo in riserva con un soggetto teatrale, sfortiamo il più possibile la parola, e questo sfortimento abbiamo cercato di farlo in quei giorni dove era tutto rarefatto. Ci portiamo quindi 2 pagine di copione, andiamo in natura, Michela ha una telecamera, un occhio sensibile, proviamo a portare delle impressioni là, come se fosse realizzare un documentario d'arte, un documentario naturalistico, un cortometraggio, non sappiamo ancora come chiamarlo, poetico, rarefatto, impressionista, ci viene da dire. Mi piace molto una cosa che ho letto di me una volta, che diceva che a lui per dipingere non gli interessa il soggetto che deve dipingere, ma quello che c'è in mezzo tra lui e il soggetto. E quindi l'idea è stata catturare in video, con le parole, con i microfoni, quello che c'è in mezzo, non io, non il soggetto, ma quello che c'è in mezzo. E quindi nascono dei piccoli cortometraggi, il primo esperimento che faremo. Il primo lo diffonderemo, poi l'idea di, perché ci mettiamo anche in un'ottica moderna, di capire se questi possono portare ad un guadagno come podcast, quindi è una sperimentazione che vuole entrare nel 2020. L'altro esperimento è i cammini, ispirati alla via dei canti di Chetwynd, che è la cosa che sperimenteremo domani. Quindi estendiamo il cammino, rischiamo, prendiamoci i rischi, e in questo Michele è stato molto bravo in quello che faremo domani, prendiamoci dei rischi, vediamo dove possiamo arrivare, senza chiaramente fare le cose per arrivare al disagio. Io non credo al teatro del disagio, dobbiamo comunque stare bene. Quindi allunghiamo l'esperienza, facciamoli passare da, come dire,
una drammaturgia estremamente rarefatta. Sì, dove dentro c'è anche il sudore, l'affanno, la fatica. Spargiamo il cuore di tenebra lungo un sentiero di 2,5 km e vediamo che succede. È la prima sperimentazione domani. La terza sperimentazione sarà delle performance estreme. E quindi che succede se non se l'attore, il performer, che sia danzatore, qualsiasi altra cosa, lo portiamo in natura senza protezione? E quindi, per esempio, portiamo, montiamo una pedana di fronte ad un maestrale di 10 nodi, invitiamo grandi fonici che sanno isolare i rumori di quell'acqua nello scogliorio, di quell'onda lì, o della voce dell'attore ma presa da tutti i punti del corpo, chiediamogli di fare un mixaggio in diretta e invitiamo 30 persone ben attrezzate a vivere questa esperienza di palmare. Che succede lì se ti racconto Moby Dick? Cosa cambia? Quindi mettiamoci di fronte all'improvviso, come diceva Spike Lee, se tutto è troppo certo non c'è spazio per i miracoli. Quindi mettiamoci in uno spazio di incertezza del wild e vediamo che succede. Terza sperimentazione, la quarta, facciamo dei safari. Quindi andiamo in natura per massimo di 7 giorni, luoghi estremi, pubblico e performance insieme, una forma di turismo sostenibile. Quindi è una cosa che noi speriamo possa intrecciare finanziamenti sia del teatro che del turismo sostenibile, del turismo lento. Andiamo in natura a fare dei safari e in questa esperienza wild di 7 giorni vediamo che cosa può succedere. Tutto questo è nato in 6-7 riunioni Zoom e ora ci incontriamo qui per la prima volta, insomma, di persona a vedere che può succedere. Ed è stato molto bello potersi permettere di aprire uno studio, che invece quando devi trottare per fatturare, campare, fare, invece è stato il paradosso di quel periodo di quarantena che ti fermi per forza. E quindi apri libri, c'è cuore di tema, ti ricordi qual era il tuo desiderio, scopri un copione scritto nel 2016, cazzo, com'ero prima di diventare veloce. E quindi è partito, insomma, questo è il progetto Corra, della matrice che... Questi safari in Italia li farete? Dove, no, Michele è molto più estremo, quindi di Africa, Polo Nord, cercare di aprirci anche ad un progetto internazionale. Quindi ci stiamo muovendo per vedere di contattare National Geographic, sulla serie video, avere contatti con Netflix, cioè capire quali possono essere le sponde più internazionali per sviluppare questi, i rami di questa ricerca. Comunque sicuramente in Italia ma anche in Africa. Poi appena sì. Ma posso... tempo lungo, quello è importante, sia per i performer che per il pubblico. Non so se mi potevo ricollegare a quello che stavo dicendo. Certo, no, perché sarà partito dalla Francia, ma no, ormai la Francia siamo in Africa. Ma la Francia ha molto a che fare, perché comunque il cammino da Canterbury a Roma quanto durava? È un bel po'. Sono 45 tappe in Italia, 11 in Svizzera, mi pare 49 in Francia. E 2 in Inghilterra, quindi sono 100. Quindi sono un anno ci mettevano ad arrivare a Gerusalemme. Ci mettono un bel po'. No, io se volevo fare appunto una, ricollegarmi solo a una cosa veloce, in realtà due, però la seconda è più generale. E la prima è, mi interessa molto questo aspetto del ritornare a riscoprire i suoni, le cose che non si percepivano, meglio, John Cage distingueva il fatto che il silenzio non esiste, perché esistono suoni non percepiti. Cioè noi siamo troppo presi da varie altre forme di percezione simile che non percepiamo delle cose che sono lì, e lui fa l'esempio di mettiamo un corpo dentro una camera in cui è completamente insonorizzata, però in quel punto senti lo scorrere del sangue, quindi cose che normalmente non sentiresti. E ecco, io non lo so, sarà una cosa che ho provato a fare anche in questi tempi di quarantena, è dire che poiché tu non sei in un momento di azione ma sei in un momento di ascolto, ti si dilata il mondo percettivo e il mondo mentale. Quindi non so se è corretta come ipotesi anche che può andare in questa direzione, cioè anche questo è un viaggio, cioè non c'è un viaggio solo fisico, c'è un viaggio anche mentale che uno fa su, cioè puoi stare fermo qui tutta la notte e farti moltissimi viaggi di consapevolezza cognitivi, mettiamola così. E poi la seconda cosa, forse questo non so se vado troppo estremo, io sono assolutamente d'accordo di smetterla di romanticizzare la natura, anche in un senso, qui sono un po', non sono troppo d'accordo quando dicevi che la natura un po' ci punisce, non sarei... un'anima punisce nel senso che non credo che
ci sia una tracotanza nostra di cui paghiamo, e che la natura è, cioè, anche lo stimolo che ci porta a fare l'esplorazione appunto sulla Luna è comunque un istinto naturale di conoscenza e simile, semmai la natura, ecco, è oscura e luminosa insieme, non puoi distinguere solo la luce e solo la tenebra, se lo fai ha un'ottica distorta, insomma, o parziale. Non so, questo era, non c'entra niente proprio di no, sicuramente è una questione di percezione, no? Perché se vai in una giungla dove sai che un serpente si ti punge muori, è come se i sensi non sono aperti. Quindi sì, sicuramente fruire il sentiero, per esempio, ora è tutto il lavoro che stiamo facendo in questi giorni, è capire dove mettere la corda, se quella parte è scivolosa e quanto venire incontro al pubblico, perché è chiaro che non dobbiamo arrivare in situazioni di pericolo, no? Però quanto addomestichiamo, proprio c'è una pagina proprio di Conrad, di Cuore di Tenebra, dove lui dice che siamo abituati a guardare la natura come se fosse un essere dominato e soggiogato, e invece guardando quegli uomini, l'Africa, cose, mi ritrovavo di fronte a qualcosa di non domato, no? Che è una parola oggi, già il Wild si sta stringendo, quali sono i posti dove non è ancora andato l'uomo, no? Però sicuramente è una questione anche di percezioni, sì, di aumentarle. A Torre Guaceto, per esempio, con Michela siamo rimasti 2 giorni, lentamente, non sapevamo qual era il programma. Abbiamo detto, Luca, non sappiamo ancora se il video che abbiamo fatto 10 minuti ha un senso, proveremo a vedere che fatto fa sulla gente. Però sicuramente è una questione di percezione. Se ti devi arrampicare su una roccia, sei un corpo che sente, soltanto come una lucertola, no? Cioè, e se in quel momento c'è pure un microfono e racconti, ma quello è molto già performativo, già la condizione in sé, sì. Quindi sì, sì, è quello che esploreremo poi sul conoscere, non conoscere, insomma, noi come ci capiamo, abbiamo 1000 teorie, insomma. Michela è una speleologa e va sotto le caverne, quindi abbiamo molto riflettuto sul silenzio, cose, l'idea di fare anche alcune cose sotto le caverne. Quindi, per esempio, vorremmo fare qualcosa sul Barone Rampante dormendo 3 giorni in cima a un albero alto, a vedere che succede e poi raccontarlo. Quindi provare ad andare in questo, oppure sottoterra nelle caverne. E abbiamo parlato molto del silenzio, se c'è, cioè, quindi è proprio questo l'oggetto di... Posso, scusami, visto che la cosa mi interessa tantissimo, posso fare una domanda metodologica su questo? Il fatto che tu già ti dici, mi creo questa condizione per vedere che succede, non stai già orientando verso un risultato? Non è un rischio che rischiate di correre? Sì. Posso rispondere io su questo? Sì, è un rischio, però in realtà anche per esempio nello studio, nel lavoro che presenteremo domani, ci siamo presi tutti i rischi del mondo, nel senso che, in senso positivo, nel senso che non è un'opera completa, non è una cosa perfetta, ci saranno 1000 errori. Sperimentiamo, vogliamo vedere che cosa succede alle persone, che cosa succede a noi. Rispetto ad altre produzioni in cui uno mette tutta la propria sapienza, seppur grande o piccola, teatrale, qui stiamo andando davvero a ricercare il più possibile liberamente e a sperimentare. Quindi secondo me è molto interessante se riusciremo nel tempo, nonostante la fine della pandemia, del Covid, a mantenerci un tempo di ricerca su queste cose che sono estremamente interessanti per noi come performer, per il pubblico, penso anche per la critica, e insieme andare a trovare dei punti che diventino davvero funzionanti nel modificare il metodo e nel modificare anche dei possibili esiti. Sì, sì, no, io quando parlavo del rischio intendevo dire che qualunque metodo porta il rischio di dire trovo un po' quello che voglio già trovare. No, un po' certo. Quello parlavo di rischio, non il rischio. Io in questo lavoro davvero, senza essere minimamente retorici, non sappiamo esattamente quello che vogliamo trovare, ma forse perché la nostra condizione, io non lo so se sia per quello, però non è un caso che lui sia partito prima ancora che come attore, come guida ecologica a Torre Guaceto. Io prima ancora che lavorare in teatro sono partito come guida alpina. Michela fa la speleologa, Alvise fa il fotografo naturalista, cioè c'è qualcosa di più primordiale che
che forse ci consente di essere liberi in questo momento, poi magari non lo saremo, però non lo so, ci stiamo davvero buttando e poi domani magari ci massacrerete, ci direte che cosa avete combinato, ma fa niente, cioè è interessante. Quando saremo nel deserto del Sahara con Cinzia De Lorenzi per 10 giorni a fare danza sensibile, sarà interessante, sarà performativo, sarà un'esperienza, sarà trasformativo. Cioè, per me in questo momento il tema centrale è riconnetterci. E quindi questo diventa l'argomento della mia indagine, rispetto al teatro, rispetto alle persone, rispetto alla natura, rispetto ai luoghi. Quello è il tema. E magari questo filone di ricerca può dare un contributo in questa direzione, come il teatro, come la festa, cioè non è un caso che abbiamo parlato di festa prima. Cavolo, questo è centrale, se no stiamo tutti chiusi dietro a Zoom, che è centrale pure il Zoom, meno male. Ma poi scusa, posso, per ora sono suggestioni, cioè noi il sentiero lo stiamo scoprendo, non stavo attaccando il contenuto, ma è interessantissimo per spiegarti appunto che siamo noi primi che siamo senza meta, cioè la troviamo lungo il percorso. Però abbiamo già inventato un logo. Abbiamo già l'unica cosa certa che ci abbiamo. L'unica cosa certa che abbiamo è un logo che parte da una fotografia di Alvise che ha fotografato un lichene, perché mentre loro erano a Torre Guaceto, noi eravamo in giro per le montagne, per le Alpi a fare fotografie, a raccogliere suoni. Alvise ha fotografato un lichene e ha detto: "Ah, guarda che bello". Poi Michela l'ha trasformato in un logo, quindi è lì dentro perché per caso, non è apposta. Però abbiamo il logo del progetto Conrad, che è questo, che parte da un lichene ed è diventato questo. Quindi l'unica cosa certa domani nel percorso sarà il fatto che ogni tanto troverete questo per non perdervi. Seguite il segno, cioè questa è l'unica cosa che ad oggi abbiamo. E Conrad in tasca. E Conrad. Seguiamo il canto della natura. Cioè, io mi devo portare le scarpe a trekking. Sì, ma stai scherzando. Ma poi guarda cosa hai sopra, c'hai il Congo da una parte, queste sono maschere. Ma per domani dico io. Sì, domani devi avere le scarpe a trekking. Hai solo quelle? C'è un altro paio, o meno. Vabbè, però, cioè, io ragazzi, ditemi le cose. No, ti presto delle scarpe. No, va bene, in qualche modo si fa. 2 chilometri in mezzo, siamo a piedi nudi, ragazzi, ma cioè, io il metro è buono, com'è? Il metro è buono, io ne so. 3 chilometri, 3 ore, vabbè, 3 ore, ma io sono un francese, ex. Bene ragazzi, forse si può chiudere, vediamo Pacini, dal dirupo. È vero che Mossano è danzare. Facciamo l'annuncio. Faccio annuncio io che c'è il libro in vendita. No, però finiamo. Certo, fai l'annuncio. No, ma se finiamo. No, fai l'annuncio che c'è il libro in vendita. Finiamo. Ma il video, diciamo. E vediamo anche il video. Prima l'annuncio del video in vendita. E poi se avete 9 minuti di pazienza, vediamo anche il video che hanno fatto Luigi. Qua, poi lo portiamo qua. Prima fai l'annuncio del libro. Okay. No, ho portato 10 copie, perché sennò poi. Mi fa male la schiena, una la regala a lui, quindi 10 euro, insomma, nemmeno un aperitivo, a Milano tosto un aperitivo, 8 euro, 10 euro. Sono lì, lo so, dovevo fare la televendita, ma no, più leggero vado via, meglio è, non è per i soldi. È come il cappello, ma ci sta tutto. Ma sì, certo. Faccio anche la dedica, poi un giorno magari vinco, premio Ubu. Che ne sapete? No, a te la fa, lui la regalo ovviamente perché
si è fatto 3 ore di macchina per venire, grazie Alberto. No, 1 ora e mezza. Più 1 ora e mezzo, sono 3. Va bene. Portiamo il video per... si fa proprio un... Se avete 9 minuti prima di andare... Oh ragazzi, grazie per questo tempo. Durata un sacco, è una delle più lunghe. Bene. Le osine sono venute fuori. Molto partecipata.